Bella a tutti ragazzi, sono Sparks e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di cose piccanti. E quando dico cose piccanti significa che sta per arrivare il nostro Detective Sparks pronto a indagare su nuove cose. Quello di cui parleremo oggi in questo video è tutto quello che il Detective Sparks ha scoperto nella schermata di caricamento del nuovo aggiornamento. E ha scoperto un bel po' di easter egg. E poi parleremo di una cosa un po' più particolare e segreta. Sono più che sicuro che potremmo vedere entro quest'anno l'annuncio del nuovo gioco Supercell. E adesso vi spiego anche il perché. E soprattutto ho trovato la conferma che stanno sviluppando un nuovo progetto, un nuovo gioco. Via col video! Innanzitutto, come lo sneak peek del Brawl Talk, adesso metteremo l'immagine normale per farvela vedere tutta e poi metteremo l'immagine analizzata dal Detective Sparks. Tutti ormai voi sapete chi è il Detective Sparks, tutto come analizza i dettagli, gli spoiler, tutto. Siamo pronti? Siamo pronti ragazzi? Andiamo subito a mettere l'immagine. Ecco qui l'immagine, stavolta la metto in questo modo perché comunque l'ultima volta c'ero io da di dietro, quindi potevo nascondere alcune cose. Stavolta mi metto un po' più laterale, lascio questo spazio nero, non fa nulla. Questa è l'immagine ragazzi, l'immagine di Snowtell. È sia l'immagine di caricamento del gioco, sia un'immagine che è inserita la Supercell in vari social quando è stato rilasciato il nuovo aggiornamento. Guardiamo in modo velocissimo questa immagine. Ci abbiamo Bull, Bo, delle valigie che volano, alcuni calzini. Abbiamo il nuovo Brawler Lou, abbiamo Nita, molti personaggi. E poi c'è Snowtell, che è l'hotel di Mr. P. Asterisco Detective Sparks. Invochiamo il Detective Sparks e la pagina cambierà. Tutti a scrivere adesso asterisco Detective Sparks. Detective Sparks arriva in circa 10 secondi. 1, 2, 3. Sta per arrivare. 5, 6. Sta per arrivare. 8, 9. Cambia l'immagine. Voilà, eccola qua l'immagine nuova. Ma che è successo? Che è successo? Aiuto. Ci sono scritte dappertutto. Analizziamo l'immagine. Analizziamo l'immagine. Non vi preoccupate, non lo dovrete fare voi. Lo faccio io perché l'ho fatta io l'immagine. Partiamo dalla prima finestra. Allora, questo è lo Snowtell, ok? Quindi è l'hotel di Mr. P. Da quello che ho capito io, in ogni stanza c'è un brawler. Quindi ogni finestra fa parte di un brawler. Se guardiamo in alto a destra, possiamo notare la prima è una finestra vuota, non c'è niente. Nella seconda vediamo due pipistrelli. Quindi possiamo capire che questa è la stanza di Mortis, quindi che i pipistrelli fanno parte di Mortis. Oppure potrebbe essere uno sneak peek di qualcosa in arrivo su Brawl Stars, ma non credo. Credo che questi due pipistrelli vogliono proprio indicare la stanza di Mortis. Anche perché il trio non morti è già stato creato, quindi non penso ci saranno nuovi brawler vampiri. Detto questo, poi abbiamo Pocho, abbiamo Ems, quindi in queste due finestre. Sicuramente molti di voi non hanno notato che nella finestra sotto c'è Brawlowin rosa. Se guardate attentamente questa immagine, e vi invito a guardarlo sia nel vostro mobile che nei vari social, c'è questa immagine, zoomatela, c'è proprio Brawlowin rosa ragazzi. Inizialmente non l'avevo notata, ma quando l'ho vista ho detto ma come può essere? Quindi abbiamo già 1, 2, 3, 4 brawler spoilerati. Poi abbiamo anche Bull. Di Bull ragazzi c'ha una valigia che è aperta, che ha il simbolo del toro che è sua, quindi. E in questa valigia sono inserite, credo, due piccole icone che sono le abilità stellari. Quello che vorrei capire è se la Supercell vuole farci capire che stanno cambiando l'abilità stellare di Bull, SP sta per Star Power, quindi abilità stellare. Quindi vuole farci capire che stanno cambiando l'abilità stellare di Bull, oppure vogliono inserire un nuovo tipo di cassa dove si trovano le Star Power. Io mi posso aspettare tutto dal Brawlides, ragazzi, è il Natale. Quindi non mi sorprenderebbe vedere che a Natale inseriscono delle nuove casse solo a tema Brawlides, magari per una settimana. Delle casse dove si possono trovare Star Power, o casse che si possono trovare, non so, skin. La butto là, anche perché comunque nell'immagine sotto c'è Bo, c'è un'altra valigia con dentro la skin di Bo Diabolico. Quindi non so se vuole soltanto rappresentare la sua skin nel bagaglio, oppure vuole indicare che potrebbe esserci un nuovo tipo di cassa a tempo limitato, magari per il Brawlides, dove si possono trovare delle skin. Immaginate se la Supercell decide di dare una cassa a premio a Natale, dove tutti la aprono una sola volta e possono trovare una delle tantissime skin random, magari fino a un certo prezzo, fino a 80 gemme gratis. Potrebbe essere un bel regalo da parte della Supercell, no? Voi starete pensando che è impossibile, però se la Supercell ci pensa due secondi è una cosa fattibile, perché dopo tutto il supporto che noi diamo alla Supercell, fare un regalo del genere non sarebbe male, soprattutto per quelli che sono free to play, perché magari non possono spendere soldi su Brawl Stars, non possono permetterselo, quindi potrebbe essere davvero un bel regalo. Adesso andiamo a analizzare alcune cose. Abbiamo Piper, vicino alla nuova skin di Dynamite Bellop. Poi abbiamo anche la skin di Gelindo nuova, quindi Gelindo Schiaccianoci. E poi abbiamo Bevanda Blu, cassa normale. Dove c'è Leon, ragazzi? Vedete Leon vicino all'insegna di Snowtell? Ecco, lì sta bevendo una bevanda blu. Ci sono quattro tipi di bevande qui.
Allora, potrebbe significare un po' di cose. Potrebbe significare la rarità del brawler, solo che manca la bevanda rossa, non riesco a trovarlo almeno. Perché abbiamo una bevanda verde che potrebbe indicare i rari, la bevanda blu che potrebbe indicare i super rari, una bevanda gialla per i leggendari e la bevanda viola per gli epici. Quindi in teoria manca la bevanda rossa. Solo che io ho pensato, ma magari vorrebbero indicare il colore delle casse. Perché se fate caso, la cassa Brawl è di colore blu. Quindi la bevanda blu potrebbe indicare la cassa Brawl, la cassa normale. Poi c'è anche la bevanda gialla, e il giallo, come tutti noi ben sappiamo, sta a indicare la mega cassa. Poi c'è la bevanda viola, che come noi ben sappiamo è la cassa enorme viola. Quindi potrebbe anche avere qualcosa a che fare con le casse. E poi c'è questa bevanda verde, che magari è veramente una nuova cassa che vorrebbero introdurre su Brawl Stars. Potrebbe davvero arrivare qualche cassa a tema natalizio, una cassa magari a tempo limitato su Brawl Stars, che dà magari delle abilità stellari, o una cassa che dà solamente skin. Io non dico che è così, però magari può venire un'idea alla Supercell, magari ascoltando il mio video. A dicembre ci troveremo una cassa che regala una skin a tutti, oppure una cassa che si può essere acquistata una volta sola, magari al costo di 5.000-10.000 punti stellari, e vi dà una skin random, oppure con 5.000 monete vi dà una skin random, non si può dire. Quindi io sono riuscito a elaborare queste bevande come se fossero le casse, non come le rarità, perché comunque manca la bevanda rossa. Poi magari esiste ma non la sto vedendo io, quindi se voi riuscite a vedere la bevanda rossa, ragazzi, fatemelo sapere. Però la bevanda verde potrebbe significare qualcosa di nuovo, quindi una nuova cassa di colore verde in arrivo, che comunque il verde sta col Natale, quindi potrebbe essere una cassa natalizia a tema solamente per il Brawlers, quindi solamente per l'evento di dicembre. Io spero che sia così. Voi cosa ne dite, ragazzi? Ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate, perché comunque non tutti sono riusciti a vedere questi easter egg, chiamiamoli così, perché una volta elaborati tutti possiamo collegare e trovare nuovi indizi per il prossimo aggiornamento. Infine abbiamo lui, il nuovo brawler, abbiamo anche i famosissimi calzini di Spike, che ormai sono ovunque e secondo me avranno a che fare sicuramente con qualcosa di Natale, i famosissimi calzini di Natale appesi con i regali dentro. Sono sicuro che ci sarà qualcosa con sti calzini di Natale. Se non è così, allora aspetteremo ancora per capire cosa sono sti calzini di Spike, che non ne posso più, li vedo ovunque. Il cappello di Luke è un disegnato Mr. P, quindi potrebbe essere un gadget venduto dal gift shop. E poi abbiamo Nita, e in una finestra in alto a sinistra, proprio vicino a Leon, abbiamo pure Semino. Nelle altre finestre non c'è nessuno, quindi o stanno lottando o sono in giro. In verità c'è anche un'altra cosa che ho notato: se guardate dopo Mr. P ci sono delle valigie, tra cui la valigia di Ambra e la valigia di Leon, che continuano a essere vicine. Quindi non ho la più pallida idea di cosa vorrebbero dire con queste valigie, però sicuramente queste valigie potrebbero significare casse, potrebbero significare nuove casse, le bevande potrebbero significare le casse. Quindi questa immagine potrebbe spoilerarci il Brawlides, che potrebbe introdurre un nuovo tipo di cassa anche a tempo limitato. Passiamo adesso a parlare del nuovo progetto a cui sta lavorando la Supercell. Ebbene sì, la Supercell sta lavorando a un nuovo progetto, e probabilmente sarà il nuovo gioco che verrà rilasciato a breve per i nostri dispositivi mobile. Io sono molto curioso di vedere cosa stanno sviluppando. Spero non sia un altro flop come Rush Wars. Ma voi adesso vi starete chiedendo: come fai a sapere che stanno sviluppando un nuovo progetto? Facilissimo. Su Twitter un paio di ore fa la Supercell ha twittato che stanno reclutando un nuovo community manager per un nuovo progetto. Adesso vi faccio vedere pure dal sito. Cambiamo scena al volo. Eccoci qua, questo è il sito ufficiale Supercell. Nel sito ufficiale Supercell, se andiamo con il mouse su carriere, possiamo vedere questi tipi di carriere. Adesso io l'ho filtrate per Shanghai. Perché Shanghai? Perché sono sicuro che il nuovo gioco lo stiano sviluppando a Shanghai, dato che è tutto concentrato su Shanghai. Infatti, cosa stanno reclutando adesso per Shanghai, ragazzi? Un community manager. Per community manager intendo, ad esempio, che ne so, Dani della Supercell, o Frank, oppure Ryan. Quindi cercano un nuovo community manager per un nuovo progetto. Ho già guardato dentro, non c'è scritto niente sul nuovo progetto, perché non possono spoilerarlo. Cercano un game artist, quindi un artista del gioco, un designer del gioco. In più cercano pure un senior artist, sempre per un nuovo progetto. Ora, il fatto che la Supercell stia spezzettando ultimamente gli aggiornamenti, invece di farli 2 mesi, li fa 1 mese. Il fatto che l'ultimo aggiornamento è stato un po' strano. Un po' strano perché doveva uscire, secondo me, a metà di novembre, e invece, così, all'improvviso è uscito
in anticipo, e sono sicuro che è uscita in anticipo, anche se loro non lo dicono. È uscita in anticipo perché comunque la Supercell non farebbe mai una cosa del genere di far uscire un aggiornamento 2 settimane prima del Brawl Pass, anche se c'è la Brawl Championship. Per me è una scusa per nascondere questa cosa. Secondo me in questi giorni vogliono pubblicare qualche notizia per annunciare questo nuovo gioco. Se non è in questi giorni, comunque entro quest'anno, ragazzi. Ma secondo me tra novembre e dicembre annunceranno finalmente il nuovo gioco, questo new project. Non so ancora che tipo di gioco possa essere. Spero che sia un gioco che ne vale la pena, perché comunque stanno un po' perdendo tempo con gli aggiornamenti di Brawl Stars. E visto che gli aggiornamenti di Brawl Stars sono calati, sono calati perché probabilmente si stanno concentrando a qualcosa di nuovo. Quindi preparatevi, perché probabilmente nei prossimi giorni troveremo questo annuncio della Supercell che ci annuncerà un nuovo gioco mobile. Io non vedo l'ora. Io sono sicuro che lo stanno quindi sviluppando, anche perché l'annuncio del community manager di questo new project è stato fatto poche ore fa, quindi significa che hanno bisogno di qualcuno per poter iniziare a fare, diciamo, i Brawl Talk di questo nuovo gioco o di annunciare questo nuovo progetto e tutto. Quindi probabilmente la Supercell è quasi pronta per annunciare questo nuovo gioco. Io ne sono sicuro, quindi ragazzi tenetevi pronti, Sparks non mente, il nuovo gioco Supercell sta arrivando. Il nuovo gioco Supercell sta arrivando sui nostri telefonini e probabilmente molto prima di quanto potessimo immaginare, ragazzi. Sta per arrivare, sta per arrivare. Io pensavo a metà del prossimo anno, ma potrebbe arrivare anche prima di questi giorni. Inoltre c'è un partner italiano che ha fatto dei video intitolati "Il nuovo gioco Supercell fatto da voi". In pratica chiedeva ai propri iscritti che tipo di gioco la Supercell dovrebbe sviluppare secondo loro, e si faceva dare dei consigli. E secondo me c'è sotto qualcosa. Secondo me la Supercell ha preso qualche parte e ha detto: sai, c'è questo tipo di gioco che vogliamo sviluppare nuovo, cercate di prendere più consigli possibili dai vostri iscritti che magari ci possono anche aiutare. Secondo me ragazzi, ci vediamo tra una settimana. Tra una settimana secondo me già abbiamo scoperto tutto. Non lo so, è così, la butto così. I predict di Sparks assurdi. Secondo me, ragazzi, entro sto mese, prima, anche prima della Brawl Stars Championship, perché comunque al posto dell'aggiornamento, secondo me, annunceranno sto gioco. Non lo so, potrebbe anche essere. Magari lo annunciano direttamente dalla Brawl Stars Championship, non lo so, potrebbe essere il caos più pazzesco del mondo. Cambiamo schermata. Io penso che comunque la Supercell stia facendo un gran lavoro con questa cosa, se è vero che stanno sviluppando un nuovo gioco. Spero di sì, non vedo l'ora di provare un nuovo gioco, sperando di non trovare sempre i soliti personaggi, sempre lo stesso stile di gioco. Spero di vedere qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, qualcosa che ci faccia di nuovo sperare in un nuovo gioco Supercell pazzesco. Comunque la Supercell ha fatto tanti giochi di successo, e lo mostra anche Google Play, che comunque la maggior parte dei giochi Supercell sono nella top 50 o top 100 delle classifiche del Google Play o dell'App Store. Quindi ragazzi, piena fiducia. Fatemi sapere comunque se vi sono piaciuti anche gli easter egg che il Detective Sparks ha trovato nella schermata di caricamento di Brawl Stars. Fatemi sapere se anche voi avete trovato qualche cosa, se avete trovato qualcosa in più, se avete delle nuove teorie. Tutto nei commenti, ragazzi, tutto nei commenti, perché è importante per Sparks. Quindi mi raccomando, spolliciate questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate tutte le notifiche con la campanellina. Dal Detective Sparks e da Sparks oggi è tutto. Un saluto, ragazzi, ci vediamo domani. Bella!